Bella raga, Atalanta-Inter 0-0. Purtroppo è un pareggio che lascia un pochino di amaro in bocca. Non perché non si può pareggiare, ma con l'Atalanta Bergamo, anzi, per noi è un campo di merda da sempre. Ma il problema più che altro è che quando c'è il derby Roma-Lazio, uno sperava di mettere un bel 3 punti, così sei tranquillo che guadagni sicuramente su qualcuno, invece così. È un po' fa storcere un po' la bocca a questo punto in trasferta. Purtroppo è mancato il coraggio. Oggi è mancato il coraggio, c'è poco da dire. Spalletti non mi ha convinto. Io ho una stima immensa per Spalletti, ma sto cambiare modulo, sto 3-4-2-1, un po' strano che manco i giocatori ci hanno capito un cazzo. A che pro? Cioè, noi siamo l'Inter, dobbiamo andare a Bergamo e cambiare modulo in funzione dell'Atalanta. Poi, per carità, i primi 30 minuti dell'Atalanta, cioè, ci hanno preso a cazzi in faccia proprio, non ci hanno fatto capire niente, ci hanno fatto ballare la samba, salsa, merengue, cia cia cia, perché giustamente non avevamo le distanze. Cioè, che cazzo di modulo era? Boh, io non ho capito, non è da grande squadra cambiare modulo contro queste squadre da media classifica, cioè noi dobbiamo andare con le nostre idee, con il nostro gioco e cercare di imporlo nei limiti del possibile, fosse anche difese contropiede, andiamo sempre di 4-2-3-1, facciamo difese contropiede, poi per carità il modulo si può cambiare, però oggi era un po' complicata. Poi minchia, mi hai messo Santon, Spallettone. Santon, ma Santon è un soprammobile. Santon non va bene neanche. Ormai ci farà le bomboniere con Santon. Che cazzo serve Santon sulla fascia? Ma che cazzo serve? Speravo che almeno quando stavi per far entrare Der, cavavi Santon, mettevi Perisic a tutta fascia e ce la giocavamo nel finale. Minchia, il cambio di Rafinha al 70esimo sembra che l'ha ordinato il medico, è un must. Per carità, andava preso a ceffoni in faccia perché si è mangiato un gol, porca di quella mignotta Gran Troia, che non so come cazzo si fa a tirarla alle stelle da lì, boh, non lo so. Però tieni dentro Rafinha che stava saltando l'uomo, che creava superiorità e boh. Comunque, niente, niente da fare. Teniamoci sto punticino, anche perché giustamente l'Atalanta Gasperini li aveva caricati bene a molla, era la loro finale di Champions era questa oggi, perché Gasperini battere l'Inter è la cosa più bella dell'anno, quindi ci ha provato in tutti i modi. Tra l'altro c'è Masiello che quando gioca contro di noi sembra Alessandro Nesta, si trasforma. Ma andate a cagare, va, state lì, a mezza classifica dovete stare, che è la cosa migliore per voi. Ora la prossima partita col Cagliari, 3 punti o morte, non c'è alternativa, cioè bisogna andare a fare i 3 punti se vogliamo tenere vivo sto cazzo di sogno Champions. Bisogna andare a fare questi 3 punti col Cagliari e pompare, 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 perché noi in Champions ci vogliamo andare, cazzo, ci vogliamo andare a tutti i costi. Forza ragazzi, non molliamo, continuiamo la corsa Champions. Per me c'è solo l'Inter.